Bentrovati agli amici di Liberi in Veritate a un nuovo appuntamento di approfondimento. Un caro saluto a Don Samuele Cecotti, bentrovato. Grazie e bentrovati. Don Samuele, per gli amici, è vicepresidente dell'Osservatorio Vantuan ed è anche docente della Scuola di Alta Formazione Antonio Livi di Liberi in Veritate, ormai in partenza, dove si occupa appunto della materia dottrina sociale della Chiesa. Questa sera con Don Samuele desideriamo trattare un tema molto importante che, oso dire, riguarda ciascuno di noi, che, abbiamo sintetizzato in questo titolo: Respubblica cristiana contro Stato moderno, la risposta della dottrina sociale della Chiesa. Per andare con ordine, allora chiederei a Don Samuele di iniziare un po' a spiegarci i termini che stiamo utilizzando, quindi che cos'è la Respubblica cristiana, cosa intendiamo. E che cos'è lo Stato moderno? Prego, Don Samuele. Molto volentieri. Direi che è necessaria questa introduzione e precisazione perché purtroppo veniamo da alcuni secoli di confusione concettuale e di non pensiero cattolico. Quindi anche noi che siamo magari dei cattolici praticanti, magari anche con una discreta formazione intellettuale, rischiamo di fare confusione perché le categorie che abbiamo imparato al liceo, che magari abbiamo approfondito all'università, sono sicuramente quelle del pensiero moderno e non quelle invece della tradizione cattolica. Sarà dunque necessario appunto fare questa breve introduzione e precisazione. Partiamo dicendo che l'essere umano è naturalmente politico. Aristotele definiva l'uomo zoon politikon, cioè animale politico. Questo contrasta con il pensiero moderno che invece vede nella natura umana una natura originariamente anarchica, cioè il pensiero moderno presuppone uno stato di natura originario in cui gli individui sarebbero stati, potremmo dire così, signori di se stessi, cioè senza una organizzazione sociale politica, e sarebbero stati tutti contro tutti, nella versione, chiamiamola, pessimistica, cioè di una antropologia pessimistica, per intenderci quella di Hobbes, ma non solo di Hobbes. Oppure invece nella versione ottimistica, quella ad esempio di Rousseau, sarebbero tutti vissuti in una sorta di spontaneismo così animalesco che avrebbe, diciamo, consentito a tutti di vivere felicemente facendo praticamente una vita anarchica, cioè senza legge, senza governo e senza organizzazione politica. Entrambe le prospettive, cioè sia quella potremmo dire così, antropologicamente pessimista, sia quella antropologicamente ottimista, oltre a essere razionalmente false, sono in evidente contrasto con l'insegnamento della Sacra Scrittura, della tradizione e diciamo di tutta la riflessione cattolica. Qual è allora la posizione classica, quindi già diciamo degli antichi pagani, pensiamo appunto a Platone, Aristotele, ai grandi giuristi romani, ma poi soprattutto della riflessione biblica, patristica e appunto dei grandi teologi cattolici e del magistero. Bene, e potremmo dire all'opposto, cioè parte non da uno stato di natura anarchico in cui non esiste legge, non esiste governo, non esiste politica, ma invece riconoscendo proprio la naturalità della dimensione politica, cioè gli esseri umani da quando esistono sono, potremmo dire così, dentro una organizzazione politica. Tanto per essere ancora più espliciti, noi possiamo dire, e molti autori lo hanno detto prima di me, che già Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden costituivano una comunità politica, cioè Adamo era re e Eva era la regina. Se avessero avuto dei figli nel giardino dell'Eden, quindi se non avessero peccato e quindi si fossero moltiplicati nel giardino dell'Eden, i loro figli sarebbero stati anche i loro sudditi e così i nipoti, i pronipoti e avanti così. Quindi non è mai esistita un'età umana in cui l'uomo non fosse inserito in una organizzazione politica. Questo lo conferma anche, non, quindi questo diciamo è il dato biblico poi interpretato dalla tradizione e dai padri, ma lo conferma anche l'antropologia culturale, l'etnologia. Se noi pensiamo
non esiste una sola cultura umana, una sola civiltà umana, un solo gruppo umano apparso sulla faccia della Terra, anche quelli più semplici, più primitivi, tra virgolette, che non si dia in una organizzazione politica. Che questa organizzazione politica sia la tribù, il clan, il villaggio, l'orda, fino ad arrivare alle città, fino ad arrivare agli imperi, ai regni, ma comunque, complesse o meno che siano le organizzazioni, non esiste e non è mai esistita sulla faccia della Terra una comunità umana che non avesse una organizzazione politica, cioè che non si desse politicamente e quindi con delle proprie autorità politiche e con delle proprie leggi, con delle proprie prassi di governo e così via. Questo è fondamentale dirlo, quindi la dimensione politica, la dimensione dell'autorità temporale, del governo, sono parte naturale della vita umana. Bene, detto questo, cosa significa parlare di res publica? E poi vedremo res publica cristiana. Beh, la res publica, lo dice la parola stessa, è la cosa pubblica, ma da intendersi come? Come propriamente quella dimensione umana che è comune e che è, diciamo così, coincidente con la comunità politica. Anche qui è necessaria una piccola così, precisazione. L'essere umano è naturalmente politico, abbiamo detto Aristotele lo definisce zoon politikon, ma l'essere umano è anche naturalmente sociale e l'essere umano è naturalmente domestico, da non intendersi domestico come il cane e il gatto, domestico nel senso di familiare. Quindi cosa significa questo? Significa che l'uomo per natura, cioè è proprio della natura umana, nascere in famiglia e costituire famiglia, quindi il modo umano di nascere e di crescere è da una mamma e un papà che vivono assieme e costituiscono una coppia, una famiglia. La natura umana inclina a costituire famiglia, quindi uno giunto all'età, diciamo adulta, allo sviluppo, è inclinato a sua volta a dare vita a una famiglia, cioè a unirsi a una donna, a un uomo, a seconda che si tratti di un uomo o di una donna, e a generare la prole. Quindi l'essere umano è naturalmente domestico, per natura è inclinato alla famiglia. Per natura è anche un animale sociale, quindi vuol dire che è un animale che struttura la propria vita in relazioni sociali stabili. Un esempio possono essere i rapporti di parentela, i rapporti di vicinato, possono essere i rapporti all'interno di una stessa azienda, cioè le persone che svolgono un'attività lavorativa assieme costituiscono un gruppo umano stabile. Possono essere, non so, delle corporazioni di arti e mestieri, possono essere delle confraternite, cioè tutte queste dimensioni sono quelle che la dottrina sociale chiama corpi sociali intermedi. Ora, i corpi sociali intermedi sono variabili, variano in base alla geografia, al tempo, alla cultura, eccetera. Ma ciò che non varia, e quindi che è naturale, è che l'uomo per natura struttura le sue relazioni in rapporti stabili, quindi genera comunità umane, genera societas, società di vicinato, società di lavoro, eccetera, eccetera. Però c'è una terza dimensione, quindi c'è la dimensione familiare domestica, c'è la dimensione, chiamiamola sociale, dei corpi sociali intermedi, e poi c'è la dimensione propriamente politica, quella che dicevo prima, l'uomo come animale politico, zoon politikon. E questa è la dimensione propriamente della legge, del governo, dell'autorità temporale, è la dimensione cioè del bene comune, dove gli uomini sono accomunati dal diritto, quindi un medesimo diritto, un medesimo diciamo vincolo con un'autorità, quindi c'è un'autorità che guida la comunità e il fine di questa comunità è il bene comune. Bene, questa dimensione appunto politica è naturale, come è naturale quella sociale, come è naturale quella domestica. La res publica rappresenta propriamente questa terza dimensione, quella più ampia, quella potremmo dire così perfetta. Ovviamente perfetta non perché le altre due siano difettose in senso morale, anzi, ma perché la famiglia non è totalmente autosufficiente, così come i corpi sociali intermedi non sono totalmente autosufficienti. L'unica societas perfecta, cioè che è autosufficiente, è la comunità politica, perché nella comunità politica ci sono tutti i mezzi
necessaria al conseguimento del fine temporale. Così come la Chiesa è l'altra società perfetta. Ci sono solo due società perfette, la comunità politica o res publica e la Chiesa. La Chiesa è societas perfecta in senso, diciamo, soprannaturale, la comunità politica o repubblica è la societas perfecta in sede temporale. Bene, quindi, tornando al punto, se è naturale la dimensione politica dell'uomo, è naturale anche la res publica. Vuol dire che da quando esiste l'uomo e in tutte le civiltà umane, in tutte le culture, in tutte le situazioni, si è sempre data una res publica, cioè una cosa pubblica, una comunità politica. Ovviamente, quando io dico res publica, non intendo la repubblica nel senso moderno del termine, cioè del regime repubblicano, perché una res publica, cioè una cosa pubblica, può avere una forma di governo monarchica, può avere una forma di governo aristocratica, può avere una forma di governo ierocratica, cioè con il governo dei sacerdoti, può avere una forma di governo popolare, diciamo democratica in senso lato, eccetera. Quindi ciò che cambia è la forma di governo, ciò che è permanente è la dimensione politica del vivere umano. Quindi quando parliamo di res publica, di cosa pubblica, di comunità politica, intendiamo propriamente questo, qualunque sia la forma di governo. Quindi anche il Regno di Francia era una res publica, anche se era una monarchia. Quindi non c'è la contrapposizione repubblica-monarchia come nel, diciamo, nell'uso comune contemporaneo. Ecco. Perché abbiamo detto res publica cristiana? Perché? Perché questa dimensione politica dell'uomo, che è naturale, quindi che si ritrova in tutte le civiltà, dai selvaggi della foresta, del Borneo, fino ai grandi imperi delle civiltà antiche, la si trova in qualunque ambito, necessita di essere evangelizzata, cioè la evangelizzazione non riguarda solamente gli individui, questo è il pensiero liberale che lo dice, ma il pensiero liberale è stato ampiamente condannato dalla Chiesa. Quindi la evangelizzazione, la diciamo così, vita di fede, non riguarda solo gli individui, ma riguarda le famiglie, riguarda i corpi sociali, quindi le comunità di vicinato, i municipi, le associazioni, le corporazioni, eccetera, ma riguarda anche le comunità politiche. Quindi anche le comunità politiche devono essere evangelizzate. Questa opera di evangelizzazione delle comunità politiche è avvenuta nella storia, quindi non è una mera così idea. Uno dice dovrebbe essere così, ma chi lo sa? No, è avvenuto perché l'opera apostolica degli apostoli e dei loro successori nei primi secoli ha portato alla conversione a Cristo dell'impero romano e prima dell'impero romano di alcuni significativi regni. Voi dovete pensare che il primo regno a diventare formalmente cristiano è stato il regno d'Armenia. Gli armeni vantano questo primato, sono il primo popolo a essere divenuto ufficialmente cristiano. Quindi tutto il regno d'Armenia si è convertito a Cristo. Ma si è convertito a Cristo l'impero romano, con l'imperatore, non tanto con Costantino, perché Costantino ha reso lecito il culto cristiano, ma non ha stabilito il cristianesimo come religione dell'impero, mentre invece con l'imperatore Teodosio. Con l'imperatore Teodosio noi abbiamo il riconoscimento della religione cristiana nella forma romana, perché Teodosio precisa nella forma romana, cioè creduta dalla Chiesa di Roma, come religione dell'impero, cioè l'impero romano diventa un impero cristiano cattolico. Ma poi ci sono anche altri popoli nella storia, pensiamo al regno della Georgia, sempre per stare a luoghi vicini all'Armenia, pensiamo all'Etiopia. L'Etiopia a partire dal V secolo è un regno cristiano e così via. Poi c'è la conversione dei popoli barbari, quando avvengono le invasioni barbariche la Chiesa si premura di convertire questi nuovi popoli, quindi non si preoccupa solamente di convertire i singoli individui, Tizio, Caio, Sempronio, ma di convertire i popoli, cioè di convertire i re, di convertire le strutture giuridiche di quei popoli. E questo produce la nascita dei regni, diciamo, barbarico-cristiani. Pensiamo, non so, al regno dei Franchi, pensiamo al regno dei Visigoti, pensiamo, cioè tutte queste espressioni sono espressioni di regni barbarici a
però ha, diciamo, contenuto cristiano. Questa è la Res Publica Cristiana, quindi una organizzazione politica, una Res Publica plasmata, modellata sulla visione cristiana dell'uomo, del mondo, di Dio. Quindi le leggi, i costumi, l'azione di governo rispondono alla logica della rivelazione, alla logica di Cristo, con tutte le imperfezioni degli uomini, ovviamente. I peccati ci sono sempre stati e anche i re ci sono stati, re migliori e re peggiori. Però la logica di fondo era che la Res Publica dovesse essere conforme alla verità di Cristo. Questo è durato sostanzialmente fino all'epoca moderna, perché con l'epoca moderna cosa succede? Che gli stati si concepiscono non più come fondati in Cristo, e quindi non riconoscono più questo vincolo sacrale, costitutivo con Dio e con la verità di Cristo, ma si iniziano a concepire come autofondati. E qui c'è ad esempio tutta la teoria, prima citavo un autore come Hobbes che parla del Leviatano, quindi dello Stato come questo essere che è contemporaneamente macchina, animale e Dio, cioè lo Stato sarebbe un Dio terreno, ma anche un'enorme macchina, un enorme ingranaggio e anche una bestia, una sorta di mostro. Ma poi prima di Hobbes, l'autore francese che ha proprio dato vita al concetto di sovranità, Jean Bodin, che parla della sovranità come di quel potere che riposa solamente sulla propria spada. Quindi il sovrano sarebbe colui che non deve rendere conto a nessuno, perché deve la propria forza, il proprio potere, dalla propria spada, cioè dalla propria forza militare. Ovviamente questo cosa comporta? Comporta una progressiva secolarizzazione della politica. Ovviamente questa secolarizzazione dura secoli, dobbiamo immaginare che allo schiocco delle dita l'Europa diventi laica, ma a partire dal 1500, diciamo così, inizia questo processo di secolarizzazione che ovviamente anche viene combattuto dalla Chiesa. Pensiamo a tutto l'impegno controriformistico, l'impegno politico ad esempio delle Spagne, il Regno di Spagna, e quando dico Regno di Spagna vuol dire mezzo mondo, perché le Spagne volevano dire tutte le Americhe dal Messico in giù, anzi dalla California in giù, voleva dire le Filippine, voleva dire tante cose. Ma per esempio il Regno di Spagna continua a rappresentare un modello alternativo, il Regno di Spagna continua a essere una monarchia sacrale, continua a proporre un'idea, potremmo dire così, medievale della politica. Però in altri luoghi d'Europa, un po' per l'influsso protestante, un po' per l'influsso di un certo razionalismo, si arriva sempre più ad una secolarizzazione del potere politico. E questo si aggrava, questa situazione si aggrava sempre più, fino a sfociare non subito nella rivoluzione, ma nella complicità delle monarchie con il pensiero rivoluzionario. Basti pensare alle cosiddette monarchie illuminate, cioè noi abbiamo, diciamo così, nella prima metà del Settecento, abbiamo dei monarchi che sono allo stesso tempo monarchi formalmente sacrali, cioè sono stati incoronati in chiesa, sono stati unti re con tutte le cerimonie, magari hanno anche dei titoli ecclesiastici, pensiamo al re di Francia che era re cristianissimo, era canonico della cattedrale di Roma, cioè il re di Francia era canonico della basilica di San Giovanni in Laterano, eccetera, suddiacono, eccetera, ma allo stesso tempo nelle proprie corti favorivano il pensiero illuminista, cioè le corti non solo di Francia, ma della Francia, della Prussia, di tanti altri luoghi, della Baviera, diventano dei luoghi in cui la filosofia razionalista illuminista è di casa. E questo porta a una sempre maggiore laicizzazione degli stati, a una progressiva, come dire, rottura di quel vincolo tra Dio, la religione, nostro Signore Gesù Cristo e la politica, e poi sfocia nella rivoluzione. La rivoluzione francese, ma così anche la rivoluzione liberale inglese e poi l'epoca napoleonica che esporta la rivoluzione in tutto il continente, altro non fa che prendere le idee illuministe, razionaliste e trasformarle in programma politico. E questo fa nascere propriamente lo Stato moderno. Se noi pensiamo, per quello c'è
nel titolo la contrapposizione Repubblica Cristiana Stato Moderno. Lo Stato Moderno è lo Stato figlio della rivoluzione, lo Stato che si fonda sulla sovranità, quindi non sull'autorità intesa in senso classico, l'autorità derivata da Dio, ma sulla sovranità, quindi un potere che non riconosce superiore e che si fonda su se stesso, e su una visione laica del potere, quindi una visione secolarizzata. E questo ovviamente a partire dal tardo Settecento è andato progredendo. Oggi ci troviamo in un Occidente che è completamente secolarizzato, laicizzato, e dentro un quadro politico che non ha nulla più della vecchia civiltà cristiana, della Repubblica Cristiana. Ovviamente il compito della dottrina sociale della Chiesa, a partire da Leone XIII, che è un po' il papà della dottrina sociale, è quello di restaurare la civiltà cristiana. Quindi il compito della dottrina sociale della Chiesa è dare quelle indicazioni in ambito politico, economico, giuridico, eccetera, per restaurare, ripristinare la societas cristiana e dunque anche la res publica cristiana. Molto bene, la ringrazio per questo preciso ed esaustivo quadro introduttivo. Io quindi le chiedo se in ultima analisi si potrebbe dire in modo molto più semplice: siamo sempre all'eterna lotta tra bene contro male, quindi anche in questo caso siamo all'ordine stabilito da Dio contro la rivoluzione che ha ideato e sta portando avanti Satana proprio per mettersi follemente, lui pensa, al posto di Dio. Ah beh, in ultima analisi sì, la rivoluzione è una manifestazione della ribellione a Dio. La rivoluzione vuol dire capovolgere l'ordine, la rivoluzione ambisce a un ordine capovolto, cioè a mettere le cose con i piedi per aria e la testa in giù, che è proprio quello che vuol fare il diavolo. Il diavolo è il, come dire, il contraffattore per eccellenza, è colui che ribalta le cose, è la scimmia di Dio, viene anche chiamato. E quindi la rivoluzione è per sua natura in qualche modo anticristica, satanica, luciferina, eccetera. Questo non significa che ogni singolo rivoluzionario o ogni singolo atto rivoluzionario siano esplicitamente satanisti, luciferini, eccetera. Ma la radice ultima è senz'altro di ribellione. Questo vale per la rivoluzione francese, vale per le rivoluzioni liberali, vale per la rivoluzione bolscevica, vale per le varie rivoluzioni cosiddette sessuali, culturali, eccetera, eccetera. Cioè il processo rivoluzionario è sempre un processo contro l'ordine, e ovviamente non l'ordine arbitrario, perché anche la rivoluzione impone poi un ordine, il proprio. I giacobini volevano l'ordine, ma volevano l'ordine giacobino. I leninisti volevano l'ordine, ma volevano l'ordine marx-leninista, e così via. Quindi il problema non è l'ordine costituito, potremmo dire così, qualunque esso sia, perché qualunque regime impone un ordine. Il problema è che la rivoluzione si oppone all'unico ordine vero, cioè si oppone all'ordine naturale e all'ordine sovrannaturale, cioè in ultima analisi si oppone a Dio creatore e a Dio nella sua rivelazione sovrannaturale, questo è chiaro. Lo fa, e questo è un punto interessante su cui riflettere, principalmente sull'aspetto politico. Questo è un punto che forse non molti pensatori cattolici hanno considerato, perché molte volte i pensatori cattolici si soffermano sulle questioni strettamente, chiamiamole, filosofico-teologiche, cioè errori di dottrina morale o di dottrina dogmatica, eccetera, oppure errori in ambito strettamente filosofico, teoretico, eccetera. La rivoluzione però, e questo ripeto è importante capire le strategie del nemico per sapere anche come comportarci, ha scelto come terreno privilegiato per la propria vittoria il terreno politico. Cioè è vero che la rivoluzione nasce da delle idee filosofiche, ma la vittoria della rivoluzione non è avvenuta sul piano filosofico, cioè non è che la rivoluzione ha vinto perché filosoficamente ha convinto gli esseri umani a pensare in un certo modo. La rivoluzione ha vinto perché si è fatta politica, e attraverso la politica è riuscita a modificare i costumi, e modificando i costumi allora lì sì che ha cambiato anche la mentalità delle persone.
ma il cambiamento delle idee delle persone, cioè il modo di pensare delle persone, non è avvenuto su base filosofica, cioè attraverso il ragionamento, la discussione, la pubblicazione di scritti accademici, eccetera. Ne è avvenuto attraverso la via politica, cioè attraverso la presa del potere, o meglio, il ribaltamento del potere, diciamo, tradizionale e l'instaurazione di un potere rivoluzionario, la rivoluzione è riuscita a modificare anche poi i costumi e le idee. E questo noi lo vediamo, ad esempio, nell'Europa. L'Europa che era profondamente cristiana, fino negli aspetti, come dire, proprio quotidiani, cioè il modo di parlare, il modo di vestire, i cibi, le arti, tutto, fino sostanzialmente a sicuramente fino alla fine del Settecento, ma anche fino alla metà dell'Ottocento, attraverso le rivoluzioni, prima la rivoluzione francese con l'espansione napoleonica e poi con le rivoluzioni liberali e quindi con poi la scuola di Stato che ha, diciamo, indottrinato la gioventù secondo le nuove ideologie, attraverso tutta una serie di propaganda, eccetera, ha modificato quella che era la natura intima dei popoli europei, ma questo è passato attraverso la politica. Quindi la politica ha un ruolo centrale nel progetto rivoluzionario. Assolutamente. Per sintetizzare, mi piace citare Monsignor Gomme, che ha detto: mi chiamo rivoluzione perché colloco in alto chi, secondo le leggi eterne, dovrebbe stare in basso, e metto al basso chi dovrebbe stare in alto. Questo è proprio un po' l'identikit di quanto stiamo dicendo. È così, esattamente. In fondo lo Stato moderno, in quanto sovrano, in quanto si presuppone sovrano, cosa fa? Detronizza Dio. In ultima analisi, la rivoluzione si potrebbe anche definire una detronizzazione di Dio, perché nel momento in cui lo Stato si concepisce sovrano e anche l'individuo sotto un certo aspetto si concepisce sovrano, da cui tutto il discorso su la libertà assoluta dell'individuo, l'autodeterminazione, il diritto di disporre di sé, della propria vita, cioè suicidio, eutanasia, eccetera. Cosa significa? Significa che se io individualmente sono sovrano e ho lo Stato come entità è sovrana, vuol dire molto semplicemente che io e lo Stato siamo dei a noi stessi. Perché dire sovrano vuol dire non avente superiore, ma non avente superiore vuol dire che nemmeno Dio mi è superiore. Quindi delle due una, o Dio non esiste o Dio sono io. Quindi la logica implicita nella sovranità, nel principio di sovranità, è o l'ateismo o potremmo dire così l'idolatria immanentista, cioè nel senso che lo Stato si concepisce come Dio, un Dio immanente, un Dio terreno, ma un Dio. Qui non c'è altro. Non è possibile coniugare principio di sovranità e, diciamo, fede in Dio e, diciamo, riconoscimento di Dio, perché le due cose si autoescludono. Se c'è Dio, lo Stato non è sovrano, ma deve essere sottomesso a Dio, così come devono essere sottomessi a Dio le famiglie, i corpi sociali e gli individui. Se invece Dio non c'è, oppure Dio coincide con lo Stato, allora può stare in piedi la sovranità, non ci sono alternative. Proprio così. E questo che ha detto mi permette adesso di avanzare ponendole questa riflessione per sentire se è d'accordo e sviluppare ulteriori spunti di riflessione. Sì. Noi sappiamo che il primo peccato è stato di orgoglio, il voler essere come Dio, il voler farsi Dio. E così è stato anche quello della metastoria di Lucifero. Quindi, in ultima istanza, è l'inaccettazione della disuguaglianza. Dio ha creato il mondo secondo un rigido, inevitabile, ma anche perfetto ed ineliminabile principio di disuguaglianza. Tutto è sempre meno e più di qualcos'altro. Ogni cosa che esiste, sempre del peggio e del meglio davanti e dietro di sé. Non esiste nulla di uguale a un altro, niente, e quindi di conseguenza tutto è gerarchia, e anche gli stessi angeli hanno al loro interno una gerarchia, anche gli uomini, che sono chiaramente uguali davanti a Dio. Quindi il discorso della dignità e quant'altro, questo ci mancherebbe, però tutto è gerarchia. Invece adesso, e qui è stato un po' il trucco, la furbizia della rivoluzione si vede dietro la mente sopraffina di Lucifero,
È stato fatto passare questo termine come un qualcosa di negativo, di sbagliato. Infatti, ai nostri giorni dire gerarchia, dire semplicemente che all'interno di una famiglia il marito ha un ruolo magari predominante e la moglie ne ha un altro e i figli un altro, è una cosa inaccettabile. Tu non puoi neanche iniziarla a dire che vieni subito aggredito. Esattamente così. D'altronde, la rivoluzione per eccellenza, quella che quando diciamo rivoluzione ci viene subito in mente, cioè la rivoluzione francese, non a caso ha posto a, come dire, principi fondativi la liberté, l'égalité e la fraternité. La liberté ne abbiamo già accennato dicendo della sovranità, perché in fondo, il sovrano, che sia lo Stato o che sia l'individuo, in fondo è l'unico soggetto veramente libero nell'accezione moderna. Perché se io intendo la libertà come un potere assoluto di disporre di me, solamente il sovrano avrebbe questo potere, perché solamente chi non ha un superiore può disporre di sé in modo assoluto. Quindi la libertà implica la negazione di qualunque autorità superiore e dunque implica, ad esempio, la negazione di Dio. La legalité è quello che diceva lei, cioè l'altro grande principio rivoluzionario insieme a quello della liberté è l'égalité, cioè la distruzione di qualunque gerarchia e di qualunque, come dire, diversità ontologica. All'epoca della Rivoluzione francese, ovviamente, essendo ancora in secoli in cui la gente, tra virgolette, ragionava ancora un minimo con categorie, insomma, che venivano da una società pre-rivoluzionaria, non si è riusciti a spingere il concetto oltre l'umano. Cioè, sostanzialmente, per i rivoluzionari francesi, l'égalité si dava tra gli esseri umani. E però già questo è un problema, perché vuol dire che il maschio è uguale alla femmina, che i genitori sono uguali, cioè si cancellano tutte quelle che sono le gerarchie naturali e storiche. E quindi la diversità dei ruoli, delle funzioni, la diversità insomma, dei compiti sociali, eccetera. Però ci si limitava a questo. Oggi che siamo andati avanti, tra virgolette avanti, cioè siamo peggiorati, l'égalité si applica in senso ben più esteso. Basti pensare che oggi le bestie, cioè gli animali bruti, gli animali non umani, vengono equiparati agli uomini. Oggi per molti, la vita di un, non so, di un cane ha lo stesso valore, se non addirittura maggiore, rispetto alla vita di un uomo. Tant'è che in molti paesi, compresa l'Italia, è lecito abortire, cioè è lecito ammazzare un essere umano, ma non è lecito ammazzare un cane. Se io ammazzo un cane vado in galera, se io ammazzo un bambino con l'aborto non vado in galera. Quindi già oggi noi siamo di fronte ad una estensione del cosiddetto principio di uguaglianza anche alle bestie. Ma fra un po' si arriverà anche ai vegetali, si arriverà, cioè ci sono delle teorie, come dire, radicali che negano e hanno anche una loro formulazione filosofica. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare di antispecismo. L'antispecismo, ovviamente, la parola si modula su antirazzismo, è, diciamo così, applica lo stesso concetto dell'antirazzismo solo non alle razze ma alle specie. Quindi sostanzialmente cosa si dice? Si dice come è sbagliato discriminare in base alla razza, così è sbagliato discriminare in base alla specie. Per cui che uno appartenga alla specie umana, che uno appartenga alla specie equina, che uno appartenga alla specie, non so, felina, che uno appartenga alla specie, non so, delle cipolle, sta di fatto che non sarebbe lecita nessuna discriminazione, cioè non si potrebbe trattare l'uomo diversamente dal cavallo e il cavallo diversamente dal cane, ma tutti gli esseri viventi andrebbero trattati in modo uguale. Questa, ad esempio, è la posizione di un certo ecologismo radicale, che a noi magari fa sorridere, ma in realtà si sta affermando, ha, ripeto, sempre maggiore successo sia dal punto di vista delle formulazioni teoriche, che poi della condivisione popolare, diciamo così. Se noi facessimo un sondaggio, probabilmente resteremmo stupiti da quante persone ritengono, ad esempio, che un cane abbia gli stessi diritti di un uomo. Io azzardo che avremo delle percentuali a due cifre, avremo probabilmente un
30% della popolazione che dice tranquillamente che il cane ha gli stessi diritti di un essere umano, per esempio. È proprio così, stiamo toccando con mano quanto si sta dicendo. A me piace ricordare che il Signore nel Vangelo ha ben descritto invece un concetto diverso, cioè che ognuno di noi ha ricevuto il suo talento specifico, e lo deve, diciamo, far fruttare, non lo deve né seppellire né fare altre cose. Quindi ognuno ha ricevuto un talento che è diverso appunto da quello degli altri, e poi il Signore gli renderà conto di come l'ha utilizzato questo talento. O no, Don Samuele? Esatto. Difatti, se è folle l'antispecismo, queste forme che diciamo applicano legalità anche al di fuori della, diciamo, degli esseri umani, ma anche stando solo agli esseri umani, il principio egalitario è insostenibile, sia da un punto di vista razionale, perché basta la ragione per capire che gli esseri umani sono diversi e diseguali. C'è chi è, non so, più forte, chi è meno forte, chi è più intelligente, chi meno intelligente, chi sa fare una cosa e chi ne sa fare un'altra, chi è maschio, chi è femmina, chi è giovane, chi è vecchio, eccetera. Quindi la disuguaglianza fa parte della evidenza delle cose, ma poi è insostenibile da un punto di vista della verità rivelata. Cioè, nella scrittura è chiarissimo il fatto che non c'è un'uguaglianza, né un'uguaglianza, potremmo dire così, di talenti, cioè nel senso che Dio dà talenti diversi alle diverse persone e anche in diversa misura. C'è chi è più talentuoso e chi è meno, ma anche come, chiamiamole così, funzioni, missioni, perché è evidente che nella scrittura c'è chi è chiamato, non so, a fare il profeta, c'è chi è chiamato a fare il re, c'è chi è chiamato a fare il pastore di pecore, c'è chi è chiamato a fare, non so, il militare, cioè nella Sacra Scrittura, e non è detto che una chiamata sia migliore o peggiore agli occhi di Dio, cioè può essere che anzi uno si santifichi facendo il pastore di pecore e si santifichi bene come quello che invece fa il profeta. Ma sarebbe invece assurdo che il profeta smettesse di fare il profeta per andare a fare il pastore di pecore e il pastore di pecore pretendesse di fare il profeta senza essere chiamato da Dio a farlo. Quindi il punto è sempre questo, cioè il riconoscere la diversità, non solo potremmo dire così naturale, cioè ognuno nasce diverso da un altro, la diversità di educazione, di cultura, di lingua, eccetera, ma poi anche la diversità di ruolo. Ognuno ha il proprio ruolo. Il ruolo di un sacerdote non è uguale al ruolo, non so, di un frate, sono tutti e due uomini di Dio, diciamo così, ma il ruolo del parroco è di un tipo, il ruolo del frate è di un altro, e il ruolo del vescovo un altro ancora, e il ruolo della suora un altro ancora, cioè è il ruolo del laico, del padre di famiglia un altro ancora, cioè ognuno deve adempiere alla propria funzione specifica, e questo dentro un ordine sociale che è anche in fondo gerarchia, perché chiaramente nei ruoli, nelle funzioni si determina anche una gerarchia. Il ruolo del padre è quello di insegnare, di governare la casa, di guidare la famiglia. Evidentemente questo implica una autorità del padre sulla famiglia. Il ruolo del figlio non è quello né di insegnare, né di governare, né di guidare, ma il ruolo del figlio è quello di imparare, di obbedire, di lasciarsi guidare, eccetera, eccetera. Quindi sono ruoli diversi, funzioni diverse, in cui ognuno è chiamato a dare il meglio di sé. Quindi la perfezione non passa nel fare tutti la stessa cosa, ma nel fare perfettamente bene la propria cosa. E questo è il punto. Assolutamente, è un arricchimento reciproco. È come un organismo, sarebbe folle pensare che in un organismo tutti vogliono fare la stessa parte. Esatto, in un organismo tutti devono fare invece il loro ruolo specifico, e questo permette all'organismo di funzionare bene, di funzionare correttamente. Esatto, esattamente. E poi per tornare proprio al titolo della nostra trasmissione, di questa bella, interessante chiacchierata, Res Publica Cristiana, perché? Perché appunto l'uomo, lei l'ha ricordato, è macchiato dalla colpa originale. E quindi c'è proprio bisogno di chiedere l'aiuto del Signore, l'aiuto della grazia, per far d'argine al male che è in noi e far prevalere il bene, in modo tale che quello che noi siamo chiamati a farlo, esercitare il ruolo che siamo chiamati, noi lo facciamo in maniera corretta, altrimenti ci sono i disequilibri e allora sì che le cose vanno male.
Però bisogna tornare a questo concetto che è giusto che ci sia il ruolo e ci sia l'autorità, bisogna semplicemente applicarlo nel modo corretto senza abusi. Quindi, Esatto. se il padre e il marito ha un ruolo, è giusto che lo adempia, ma in maniera corretta. E qual è la maniera corretta? Quella di centrarsi, di stare agganciato a Cristo che ci ha detto che senza di lui non possiamo fare nulla. Esatto. L'abuso, che è, come dire, è sempre avvenuto, nel senso che l'essere umano, dopo il peccato originale, è segnato dal peccato, dalla concupiscenza, è evidente che non può essere un buon argomento per cancellare l'uso. Cioè, il fatto che qualcuno abusi della propria autorità non è un argomento per dire che quell'autorità, nel suo uso legittimo, vada cancellata. Per cui quando si dice, ah, ma c'erano, non so, i padri che si ubriacavano e prendevano a cinghiate i figli dalla mattina alla sera, beh, sarà un problema di evitare che la gente si ubriachi e che si... Ma non è un problema dell'essere padre e dell'esercitare la paternità, il problema è dell'alcolismo in questo caso, per dire, o di altre forme di... Quindi il problema è sempre andare a correggere la devianza morale, come dire, il disordine morale, e non invece nel picconare l'ordine delle cose. Come diceva giustamente lei, siccome l'uomo dopo il peccato originale è inclinato al male, ha questa inclinazione al male, è necessario l'ausilio della grazia. Ecco perché l'unica società che può essere veramente giusta è la societas cristiana, cioè la giustizia è una virtù naturale, quindi di per sé riguarda tutti gli uomini. La giustizia non è una virtù teologale, è una virtù naturale, quindi di per sé riguarda anche chi cristiano non è, ma siccome c'è il peccato originale, riesce a essere giusto solamente chi ha l'ausilio della grazia. Quindi una società potrà essere giusta, cioè conforme al bene in cui ognuno è dato il suo, eccetera, eccetera, solamente se c'è questo ausilio della grazia. E questo ausilio della grazia c'è appunto nella vita cristiana, attraverso i sacramenti, attraverso la conversione del cuore, attraverso la preghiera, eccetera, eccetera. Quindi la societas cristiana era, come dire, la condizione necessaria per potersi dare la vita umana in modo giusto, ordinato, buono. Perché? Perché nella societas cristiana tutti i diversi ambiti di vita umana, dalla famiglia, i corpi sociali intermedi, fino alla comunità politica, erano non solo plasmati dal cristianesimo, ma facevano riferimento alla vita soprannaturale. Basti pensare al fatto che tutta la vita degli uomini era in qualche modo supportata dalla preghiera, era supportata dai sacramenti. Noi oggi, quando pensiamo ai sacramenti, pensiamo a qualcosa di individuale, cioè nel senso io liberamente scelgo di andare a messa o di non andarci. E questo va bene sotto un certo aspetto, è ovvio che andare a messa o non andare a messa è una scelta che io posso fare o no. Ma nella societas cristiana la celebrazione delle messe, la celebrazione delle processioni, le benedizioni, tutti questi atti qui non erano solo una cosa individuale, ma riguardavano tutti gli aspetti della vita sociale, compresi gli stati, cioè gli stati, tra virgolette, non in senso moderno, ma diciamo le organizzazioni politiche, le comunità politiche. Perché i re non solo andavano loro a messa, ma facevano celebrare messe per il proprio regno. Venivano costruiti santuari per pregare per il regno. C'erano, come dire, c'era un continuo e ordinario intreccio tra la dimensione sovrannaturale e la dimensione naturale politica. Cose che noi siamo veramente ormai disabituati a pensare. Voi pensate solamente al il ruolo che aveva la preghiera nel Medioevo. Cioè, nel Medioevo la preghiera non era un fatto puramente personale, io a casa mia prego, ma gli imperatori si incaricavano di dare vita a monasteri, a luoghi di preghiera. Le corti dei re erano praticamente abitate da uomini di Dio, cioè non c'era corte cristiana che non fosse fortemente condizionata ad esempio, dalla liturgia.
non è un mistero che, voglio dire, le giornate iniziavano con la Santa Messa, era normale, cioè, voglio dire, la prima cosa che faceva la corte era andare a messa, e poi c'erano le preghiere, poi c'erano i monaci che pregavano, e poi c'erano i sacerdoti di corte, cioè, e questo non era solo per la corte del re, valeva anche per la piccola corte locale del conte, del marchese, del principe, cioè, e valeva anche per chi non era un capo politico, valeva anche per le organizzazioni professionali. Non so quanti di voi si sono accorti che nelle chiese più antiche molte volte ci sono o delle vetrate o degli altari laterali che, se li si guarda bene, ci si accorge che sono vetrate o altari laterali di una corporazione. Perché? Perché hanno raffigurati gli attrezzi del mestiere. Quindi sono raffigurati, non so, per dire, gli attrezzi che servono per tessere la lana, gli attrezzi che servono per conciare la pelle, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché le corporazioni di arti e mestieri avevano ciascuna il proprio cappellano, quindi avevano un prete che si occupava dei conciatori di pelle, un prete si occupava dei fornai, un prete si occupava, non so, dei tessitori di lana, eccetera, e avevano le loro chiese o i loro altari nelle chiese più grandi, e quindi celebravano le loro messe, facevano le loro funzioni, facevano le loro processioni in onore dei santi patroni. Quindi anche la vita lavorativa, diciamo così, di uno che faceva magari, non so, il fornaio, era intessuta di religione, perché quando uno si riuniva nella corporazione c'era il cappellano che pregava, che faceva dire le preghiere, che faceva l'istruzione religiosa, eccetera. C'erano le messe, c'erano le processioni, c'era la devozione ai santi protettori di quel mestiere, di quell'arte. Quindi tutta la vita nella Societas Christiana era imbevuta di religione. Questo purtroppo si è completamente perso. Assolutamente ragione, infatti il Medioevo, che a noi ce lo fanno passare come un periodo oscuro e ne dicono di tutti i colori, in realtà era meraviglioso nei principi, non esistevano diritti ma doveri e al centro di tutto c'era Dio. L'uomo medievale era religioso, non c'era l'ateismo, era un mondo ordinato perché, in fin dei conti, per riassumere quanto abbiamo detto finora, perché era un mondo teocentrico. Esatto. Invece poi si è voluti passare a un modello antropocentrico, quindi mettendo al centro l'uomo e escludendo, allontanando e quasi volendo eliminare, se fosse possibile, Dio. Quindi ci siamo tagliati le nostre radici e quindi è inevitabile che, arrivati ai nostri giorni, abbiamo tutti questi problemi, tutte queste difficoltà, perché ci siamo voluti allontanare da Dio. Sì, esatto. Beh, l'immagine è proprio corretta, nel senso, il mondo medievale, ma direi di più il mondo della Societas Christiana, perché il Medioevo forse rappresenta la migliore realizzazione della Societas Christiana, ma la Societas Christiana inizia prima del Medioevo, pensiamo appunto all'impero romano convertito a Cristo, all'impero di Teodosio e dei suoi successori, e poi continua anche dopo il Medioevo. Pensiamo ad esempio all'età barocca e ad esempio alla grande tradizione ispanica che arriva fino, diciamo, al 1700, così eccetera. E nel Medioevo, cioè, qual è, se uno dovesse dire in due parole l'idea, proprio come diceva lei, è un mondo ordinato e gerarchico, in cui al vertice c'è Dio, sotto ci sono il Papa e l'Imperatore, sotto ci sono i re e i vescovi, sotto ci sono i sacerdoti, diciamo, i capi locali, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al popolo, alle famiglie, con in ogni famiglia c'è il capofamiglia, il pater familias, e sotto ci sono ovviamente la moglie, i figli, eccetera, eccetera. Questa struttura piramidale non va però intesa come una certa retorica ce la farebbe intendere, cioè come un sistema di sopraffazione, cioè di dire, sopra di tutti c'è il Papa, l'Imperatore che spadroneggiano, poi... No, anzi, se uno va a vedere la società medievale, era una società molto più libera della nostra, molto più libera della nostra, perché ognuno faceva il suo, cioè all'imperatore non sarebbe mai passato, o al re, eccetera, non sarebbe mai passato per la testa di venirmi a dire a me, a casa mia, non so, se dovevo prendere lo sciroppo o la pastiglia, tanto per fare esempi di pochi anni fa, cioè la dittatura sanitaria che abbiamo vissuto nel Medioevo sarebbe stata impossibile, oppure, cioè, ognuno faceva il suo, il re si occupava delle cose di un re, cioè si occupava di garantire l'ordine giusto nel suo regno,
ma poi dopo le corporazioni facevano il loro, le comunità locali facevano il loro, le famiglie facevano il loro, e all'interno di ciascuna di queste realtà ciascun membro faceva il proprio. Quindi il padre faceva il padre, la madre faceva la madre, i figli facevano i figli, eccetera, eccetera. Il prete faceva il prete, i laici facevano i laici e così via. Quindi la società medievale e anche pre-medievale e post-medievale nel senso della Societas Christiana è una società estremamente ordinata, gerarchica, ma anche straordinariamente libera, cioè in cui ognuno esercita, potremmo dire così, il proprio ruolo e lo esercita dentro un quadro organico, come appunto si diceva, cioè come nell'organismo il fegato fa il fegato, non è che deve chiedere al cuore come fare il fegato, ognuno fa il suo, il cuore fa il cuore, il fegato fa il fegato, i reni fanno i reni, e la pelle fa la pelle, eccetera, eccetera. Quindi è uguale nella società cristiana, c'è una ordinata organicità che ovviamente la rivoluzione distrugge, perché la rivoluzione, distruggendo l'ordine, distrugge l'organicità, cioè distrugge il modello a mo' di essere vivente, di organismo, e lo sostituisce con il meccanismo. Ovviamente nel meccanismo, cioè si passa da un modello organico a un modello inorganico, meccanico, nel modello meccanico esistono solo gli ingranaggi, le leve, gli ingranaggi, e quindi l'essere umano diventa un ingranaggio dentro il sistema che deve andare nella direzione che è prevista che vada, punto. E non ci sono spazi di libertà, c'è un unico centro di controllo che può essere di volta in volta statale, sovrastatale, quello fa poca differenza, ma di fatto tutto viene ridotto ad una somma di ingranaggi ed è la situazione in cui noi viviamo, questo è, in cui non c'è più un ordine, non c'è più una gerarchia, ma c'è solamente una, come dire così, una meccanica organizzazione che è ben diverso dall'ordine. Ordine e organizzazione non sono la stessa cosa. Assolutamente. Per lasciare un'immagine, a me piace dire questo: noi potremmo intendere la Repubblica Cristiana con tre blocchi, la Chiesa, lo Stato e la famiglia. Ognuno di questi blocchi deve, tra virgolette, lavorare nel modo corretto, e il modo corretto è andare verso Dio. Quindi ognuno di questi blocchi deve andare verso il vero, il bello e il buono. Quindi all'interno del proprio blocco non devono avvenire cose contrarie, quindi ogni blocco non deve promuovere il brutto, ad esempio, non deve promuovere il falso e via discorrendo. Quindi ognuno di questi blocchi deve lavorare orientandosi verso Dio, e ogni blocco chiaramente deve, anche qui in base a un ordine ben preciso, aiutare i blocchi che sono sopra o sotto. Sì. Direi che facendo solo la precisazione che, sulla parola Stato, ma insomma penso che ormai ci siamo intesi, bisogna sempre precisare Stato in senso lato e non nel senso di Stato moderno, perché lo Stato moderno come nasce a partire dal 1500-1600 è incompatibile con il cristianesimo. Diciamo organizzazione politica o autorità politica, comunità politica, insomma intendiamola così. Certamente sì, nel senso che c'è la Chiesa che è la Societas perfecta sovranaturale, poi c'è la Res Publica, la comunità politica, che è la Societas perfecta naturale, diciamo, e poi ci sono le famiglie e i corpi sociali intermedi, ci mettiamo anche questi. Ovviamente tutti questi ambiti hanno un unico punto di convergenza, cioè nel senso che non è che la famiglia va in una direzione, la comunità politica in un altro, il punto è sempre Dio. Cioè l'essere umano è stato creato per Dio, anche questo noi non dovremmo mai dimenticarlo, come diceva il buon vecchio catechismo di San Pio X, l'essere umano è stato creato per conoscere, amare, servire e godere Dio. Questo è il fine dell'uomo, tanto sul piano familiare, sociale, politico, ecclesiale, eccetera. Ovviamente ognuno di questi, potremmo dire, ambiti ha una sua specificità, cioè il compito della famiglia qual è? È quella di procreare i figli, educarli, crescerli, allevarli, eccetera, eccetera. Il compito dei corpi sociali è di volta in volta la produzione economica, diciamo, lo scambio dei beni e dei servizi, la vita sociale, eccetera. Il compito della comunità politica è l'applicazione della giustizia, è la ricerca del bene comune, è diciamo, la sicurezza, la tutela della sicurezza, eccetera, eccetera. Il compito della Chiesa è ovviamente la salus animarum, quindi attraverso i sacramenti, la predicazione evangelica, eccetera, ma tutti questi ambiti
devono convergere a Dio e, come diceva giustamente lei, devono essere a servizio della verità, del bene, del bello, del giusto, cioè non è che del vero, del bene, del bello, cioè, si occupa solo la Chiesa, si deve occupare anche la comunità politica, le famiglie, cioè, e questo succedeva nella Societas Christiana. Nella Societas Christiana tanto il Papa quanto l'imperatore, tanto un vescovo quanto un re, quanto un capofamiglia o il capo di una corporazione o il podestà di un municipio, tendevano a questo, cioè era chiaro quale fosse il fine ed era chiaro anche quale fosse l'orizzonte, che era quello della verità naturale e sovrannaturale, cioè della verità naturale cristiana. Questo è. Quindi il nostro impegno, ed è la ratio anche della dottrina sociale, è proprio quello di ricostruire questo ordine cristiano delle cose. Esattamente, è un po' questo adesso il punto che a me interessa per avviarci verso la conclusione, perché chi ci sta ascoltando dice sono cose molto interessanti, ci auguriamo che le condividano, però si dice però intanto che si fa, perché noi ormai siamo, si può dire, nello stato moderno, quindi certo. Siamo nei guai, siamo in questo mondo sovvertito. Certo. Io prima di lasciarle la parola penso che in modo molto semplice bisogna fare quanto ci ha spiegato bene Don Samuele, cioè noi dove siamo stati chiamati, partendo da noi stessi, dalla lotta che dobbiamo fare ogni giorno col bene e il male che è dentro di noi, noi dove siamo stati chiamati dobbiamo sforzarci di andare verso il Signore e portare le persone che ci circondano, quindi nella nostra famiglia, nel lavoro, eccetera, perché secondo me facendo così, con l'aiuto del Signore, a cerchi concentrici si può propagare il bene, invece purtroppo ai nostri giorni si fa il contrario. Che lo si voglia o non lo si voglia, si propaga il male, si portano in giro le cose brutte. Esatto, d'accordissimo. Purtroppo noi ci troviamo a vivere non solo nello stato moderno, ma ormai la rivoluzione ha invaso tutto, cioè siamo nelle famiglie moderne, se ancora di famiglie si può parlare, siamo in una società moderna, cioè anche le relazioni sociali, le istituzioni sociali sono di fatto liquefatte e purtroppo, lo devo dire da sacerdote, siamo anche nella Chiesa moderna. Quindi purtroppo è tutto crollato. Noi ci dobbiamo immaginare come in un mondo di rovine, come se noi ci trovassimo a camminare in un enorme scenario di rovine. Non so se qualcuno di voi, spero di sì, insomma, abbia visitato Pompei. Ecco, Pompei è la Pompei vecchia, dico, è un'intera città, ormai diciamo che è un parco archeologico, cioè sono rovine della vecchia Pompei romana. Ecco, noi ci troviamo a camminare in un mondo di rovine in cui si intravede la bellezza di un tempo, si intravede qualcosa del passato, ma appunto è un intravedere, come appunto quando uno visita un parco archeologico, intravede che quelle colonne, quelle pietre, quelle case un tempo erano qualcosa di bello, di grande, di ben costruito, eccetera, però ormai sono rovine e oggi purtroppo noi camminiamo in mezzo alle rovine, non solo camminiamo in mezzo alle rovine, ma dentro dei flussi di idee che portano a peggiorare continuamente la situazione, cioè è come per stare all'immagine del parco archeologico, noi non solo camminassimo in uno scenario di rovine, ma fossimo circondati da gente che prende a picconate quelle rovine, quindi ogni giorno la situazione è peggiore rispetto al giorno prima, però noi non ci dobbiamo scoraggiare, noi dobbiamo fare esattamente quello che veniva detto, cioè noi dobbiamo fare il nostro dovere dove ci troviamo. Siamo dei laici? Facciamo bene i laici, siamo dei preti? Facciamo bene i preti e così via. Ma concretamente vuol dire ricostruire per quanto ci è possibile, perché ovviamente se io domani mattina mi svegliassi e dicessi voglio ricostruire il Sacro Romano Impero, sì, come sogno lo posso anche avere, però se cercassi concretamente di farlo probabilmente finirei ricoverato in psichiatria, perché oggi io non avrei nessuna reale possibilità di restaurare il Sacro Romano Impero. Però noi possiamo invece restaurare quello che è nella nostra possibilità. Un esempio molto concreto, sei un giovane che sta pensando al matrimonio? Benissimo, pensalo in modo tradizionale, cioè pensalo trovandoti una moglie che voglia fare la moglie e la madre e tu comportati da marito e da padre. E quindi fin da subito instaura i rapporti con tua moglie in modo tradizionale, quindi mettendo bene in chiaro che il marito fa una cosa e la moglie ne fa un'altra, che il marito è il marito e la moglie è la moglie, dedicati alla procreazione dei figli, perché lo scopo del matrimonio, il fine del matrimonio è la procreazione dei figli,
quindi, come dire, sia aperto alla vita, quindi anche qui ben, belle, cioè le famiglie numerose, ma poi educa quei figli che il buon Dio ti dà in modo tradizionale, cioè i figli devono essere cresciuti dentro una famiglia che abbia le caratteristiche della vera famiglia cattolica, in cui i genitori fanno i genitori e i figli fanno i figli, in cui c'è un'autorità paterna ben precisa, in cui il padre rappresenta il principio di autorità, il padre è colui che dà le regole, che le fa rispettare, che nel caso anche sanziona, quindi dà le punizioni, cioè il padre è l'autorità, per esempio. E quindi inizia a costruire la tua famiglia così, inizia a basare la vita della tua famiglia sulla fede, quindi una famiglia che prega insieme, ma non una volta ogni tanto quando capita, ma la mattina ci si sveglia e si prega. Prima dei pasti, il padre benedice la mensa, perché il padre, in assenza di un sacerdote, è il rappresentante di Dio in famiglia, quindi benedice la mensa. Prima di andare a dormire, di nuovo si prega assieme, si va a messa assieme. Cioè, una famiglia che cresce così inizia a essere una cellula di cristianità, pur in un mondo devastato come il nostro. Se poi uno riesce a fare questo anche un po' più in là della propria famiglia, sei un imprenditore, inizia a strutturare la tua azienda in modo tradizionale, in modo classico. Sei, non so, ognuno in base al proprio ruolo, ma inizia a ricreare la società cristiana negli spazi in cui tu puoi determinare le cose. E si creeranno appunto a cerchi concentrici una rifioritura dal basso di quella che è la società cristiana, in attesa di tempi migliori, perché poi insomma alla fine noi dobbiamo anche attendere questo, insomma. Certo, e ricordarci che non siamo noi che ci salviamo, ma è il Signore, esatto, che ci salva, esatto, e ci tira fuori dai guai. Esatto. Io aggiungo solo a quello che lei ha detto, che visto il periodo in cui stiamo vivendo, tutto quello che ha detto Don Samuele noi lo possiamo fare, mi corregga se sbaglio, anche con più merito, perché nella situazione, certo, in cui siamo, fare quello che ha detto Don Samuele comporta dei costi, perché vieni allontanato dalla società, vieni bollato, vieni isolato, fai più fatica perché magari i figli non li puoi proprio, diciamo, portare e lasciare ovunque, quindi devi fare, certo, una fatica in più per stargli, esatto, dietro, eccetera. Sì. Ma tutta, esatto, questa fatica, se riposta nel Signore, come ha detto Don Samuele, può dare un frutto ancora maggiore. Assolutamente, assolutamente, verissimo. I tempi difficili rendono tutto più gravoso, più pesante, ma anche tutto più meritorio. Cioè fare le medesime cose oggi o 200 anni fa, oggi hanno molto più valore, perché oggi è molto più difficile farle. Cioè educare cristianamente i figli 200 anni fa veniva naturale, nel senso che non è che ci volessero grandi sforzi. Oggi è praticamente è nuotare contro la corrente dalla mattina alla sera, quindi è tutto più difficile. Però è tutto più ancora necessario e anche meritorio. A me piace concludere con una citazione di un autore, un grande compositore di musica, Bach, che lui praticamente, per dare l'idea di come dovremmo appunto orientarci anche noi, lui siglava ogni sua composizione in questo modo: Soli Deo Gloria. Sembra che questa è la mentalità, sì, giusta per ripartire, Don Samuele. Esatto. Giustissimo, condivido. Noi dovremmo veramente vivere avendo come scopo quello di dare gloria a Dio, tutto quello che facciamo, le nostre, ed è per questo che tutto quello che facciamo dovrebbe essere vero, bello, buono, perché lo si offre a Dio. Quello che noi facciamo, che sia da preparare il pranzo, una mamma di famiglia che prepara il pranzo per il marito e i figli, un padre di famiglia che va a lavorare la mattina e porta a casa lo stipendio, a un insegnante che deve insegnare la storia, la geografia, un prete che deve fare ognuno, quello che facciamo lo dobbiamo fare per rendere gloria a Dio, e quindi deve essere fatto al meglio, in modo vero, buono, bello e tendenzialmente perfetto. Esatto, e proprio come ultimissima cosa che ci tengo, prendendo atto di dove siamo, respingiamo quindi tutto quello che ci offre questo mondo moderno, quindi respingiamo tutte le cose che ci propongono, che sono funzionali solo a livellarci, a portarci verso il basso e non verso l'alto. Assolutamente. E se posso aggiungere una cosa, proprio per questo, io sono non solo d'accordo, ma proprio sono contento di quest'ultimo invito.
a respingere quello che ci le insidie del mondo moderno, ma questo anche nelle piccole cose. Noi dovremmo, ad esempio, avere il piacere di recuperare anche degli stili di vita, dei ritmi di vita premoderni. Adesso io non voglio dire che tutti debbano andare a vivere nella campagna e fare i contadini, o tutti debbano andare in montagna. Cioè, allora, se uno mi dicesse, io lo suggerirei, nel senso che è sicuramente meglio vivere in campagna che vivere in una grande metropoli. Però magari non tutti lo possono fare, però almeno cercare di recuperare nel modo di vivere, nel modo di impostare le giornate, dei ritmi, degli stili di vita, degli usi, dei costumi che non siano quelli frutto della rivoluzione, ma siano quelli della civiltà cristiana, il più possibile, insomma, anche, ripeto, nelle cose materiali. Quindi, insomma, rimbocchiamoci le maniche che con l'aiuto del Signore possiamo rimetterci sulla strada giusta. Anche questa società nella quale siamo immersi, se vogliamo, ha un unico pregio. Osservandola possiamo vedere tutto quello che dobbiamo evitare, esatto, per rimetterci sul percorso corretto. Esattamente. Grazie. Grazie a lei, Don Samuele, per essere stato con me. Io in descrizione al video metto il sito dell'Osservatorio Vantoin, così potete trovare articoli e video di Don Samuele, ma anche di altri validi autori, e anche quello della scuola di Liberi in Veritate, dove, come ho ricordato all'inizio, potete trovare anche le interessanti e formative lezioni di Don Samuele. Grazie ancora e buona serata. Grazie e buona serata.